ragazzi, sono con due canne in acqua e due pesci intagliati. Guardate che spetta! Madonna! Che spettacolo, ero incagliato, con quella sono ancora incagliato, non so di preciso perché con quella l'ho lanciata con proprio la prima canna ed è con il gambero. È vero che è andata giù. Purtroppo ho voluto buttare prima un'altra canna e lasciarla stare, ma c'è qualcosa. Spero che esca di nuovo. Però ragazzi, che ho combinato è la fretta. Allora, io ho due canne oggi con il calamaro, la prima già fatta strike, bellissimo, bellissimo pagro. Ragazzi, bellissimo pago. E ho la fretta di montarle ovviamente, perché possibilmente ne escono altri. Bellissimo. Dai, allora, calamaro, montatura quella che sto utilizzando. Ora comunque ve la faccio vedere, dai. Ragazzi, voglio buttare le canne in acqua. A dopo. Dai, almeno potevamo vederla, però ragazzi, ci sono poche possibilità che era pesce, dai.
altro ramo. Appena ho ferrato, subito ho sentito vuoto, perché già aveva mangiucchiato anche il filo. E il più delle volte su questi spot, quando si ferra troppo forte, è inutile, ragazzi, perché si lascia subito il pesce sul posto. Pesce, la murena, quello che è. Perciò troppo forte, secondo me, non conviene ferrare. La ferrata ci deve essere, l'amo deve penetrare, però troppo forte per me non va. Ragazzi, questo lo trattengo perché è ottimo per i bambini e pure di taglia, dai. Questa comunque è la conferma, dai, è pieno di mure. Comunque io volevo sentire la parola di un grande di questa pesca, comunque rock fishing, che è Francesco Lanza. Se stai guardando questo video, allora, primo nodo non l'ho fatto io chiaramente, secondo nodo non l'ho fatto io chiaramente, e sulla ferrata abbiamo spezzato tutto. Vabbè, Francesco, io penso che non mi sbaglio. Dai, e inneschiamo di nuovo, dai. Mi stanno facendo la festa. Ragazzi, già ho smontato tutto, onestamente mi ero pure dimenticato di salutarvi. Che cosa brutta. Niente, dai, alla fine sono usciti 3 perche, un bel pagro, un sacco di mangiate a vuoto e strappate dalle murene. 2 sono riuscito a portarle a terra, a vederle addirittura, però poi si sono dileguati. E niente, dai. Ragazzi, come al solito, alla prossima fatemi sapere. Ma credo che comunque abbiamo avuto la conferma
di tutte quelle mangiate, di tutte quelle pieghe che abbiamo visto di Murena. Va bene, alla prossima.